Le dottrine ermetiche, che per secoli hanno lasciato la loro impronta nel pensiero filosofico dei popoli di tutto il mondo, hanno la loro radice nell'antico Egitto. Qui, tra piramide e sfinge, nacquero le dottrine mistiche della sapienza eterna, dalle cui fondamenta mosse ogni altro insegnamento proveniente dall'India, dalla Persia, dalla Caldea, dalla Cina, dal Giappone, dall'antica Grecia e da Roma. Tutti si nutrirono del frutto del sapere che i grandi maestri di Egitto avevano accumulato per millenni per coloro che erano in grado di comprenderlo. Dall'epoca del grande Ermete, nessun sapiente è riuscito a raggiungere le vette della saggezza dei maestri dell'antico Egitto, dove si trovava la grande loggia delle logge della mistica. È da quel sacro tempio che giunsero i neofiti, che poi, divisi in gerofanti, maestri e adepti, vagarono nel mondo portando con sé tutto il retaggio della sapienza occulta, pronti a renderne partecipi tutti coloro che erano pronti a riceverlo. Ad essi e ai loro meriti si rivolge tuttora con riverenza ogni studioso di scienze occulte, ma sebbene i maestri dell'antico Egitto fossero grandi, uno solo di essi meritò l'appellativo di maestro dei maestri. La sua memoria si perde nella notte dei tempi, pare fosse il padre della scienza occulta, come anche fondatore dell'astrologia e dell'alchimia. Dato l'enorme numero di secoli trascorsi, non si conosce con esattezza la sua vita, anche se parecchi paesi, già da migliaia di anni, si contendono il privilegio d'avergli dato i natali. Secondo la tradizione, la sua esistenza terrena fu di 300 anni, poi passò ad altro piano di vita e fu deificato. Divenne così il dio Thoth, ripreso poi dai greci tra le altre deità come Ermete, dio della saggezza. Quanto agli egiziani, per secoli lo adorarono chiamandolo scriba degli dei e restituendogli il titolo di Trismegisto, o tre volte eccelso, o il grande dei grandi. Il suo nome fu sinonimo presso ogni popolo di fonte di saggezza. Se guardiamo il nostro linguaggio potremo notare che è tuttora in uso il termine ermetico a indicare cosa segreta, nascosta, derivando dalla segretezza usata dai seguaci di Ermete nella divulgazione dei loro insegnamenti. Fu loro premura non gettare le perle ai pali, ma osservare la regola, latte ai bimbi, carne all'uomo forte, massime, del resto, ben note ai lettori delle sacre scritture cristiane, già in uso parecchi secoli prima. L'antica compilazione dei fondamenti dell'ermetismo, tramandata da maestro a scolaro, prese il nome di Kybalion, termine di cui si è perso l'esatto significato. I suoi precetti, trasmessi oralmente attraverso i secoli, non sono altro che una raccolta di massime, incomprensibili alle masse e chiari solo a quei studiosi cui erano stati spiegati dagli iniziati. Essi costituiscono l'arte dell'alchimia ermetica, che contrariamente a quel che si crede si volge al piano mentale e non a quello materiale, alla trasposizione delle onde mentali in altre specie di vibrazioni e non alla trasmutazione da un metallo ad un altro. Così la famosa leggenda della pietra filosofale con cui si tramutano i metalli in oro non è altro che un'allegoria ben chiara ai veri studiosi di ermetismo. In questa prima lezione di ermetismo, noi, che altri non siamo se non umili scolaretti, di fronte alla grandezza di Ermete, malgrado portiamo il titolo di iniziati, invitiamo i lettori a riflettere sulle dottrine ermetiche, esponendone gli insegnamenti con illustrazioni e spiegazioni che speriamo siano capaci di trasmettere al moderno studioso il pensiero della verità. Ora, io in questo mio breve intervento vi tratterò un po' di quelle che sono state le origini dell'ermetismo, di che cos'è il metodo ermetico ed esoterico, approfondiremo alcune note sul Kybalion e vedremo con attenzione qual è stata la cognizione filosofica nella dimensione del pensiero greco-romano. Allora, iniziamo col capire bene che cos'è l'ermetismo. Allora, quando io ho frequentato il secondo anno di università, un giorno un ragazzo, durante una lezione di archeologia del vicino Oriente Antico, fece delle domande al professore, un po'
non consone, tipo, forse questi defunti stavano orientati verso nord, perché a nord c'è la stella polare, bla 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 bla. Dopodiché, vabbè, uscimmo fuori dall'aula, parlammo un po'. Questo ragazzo, c'erano lui e un'altra collega di studi, e lui disse: io sono un ermetista, studio l'ermetismo. La ragazza gli chiede: che cos'è l'ermetismo? L'ermetismo è l'esoterismo, è una religione. Allorché me si rabbrividirono le carni per due motivi. Il primo, che una persona che studia nella facoltà di lettere e filosofia, non dico che debba conoscere chissà cosa, ma un autore solo nella nostra società, un letterato lo deve conoscere, quello è Platone. E Platone spiega che cos'è l'esoterismo. Dice: un metodo, non è che è una religione. Uno si alza la mattina: sono della religione esoterica. No, non esiste. L'esoterismo è un metodo. La lettura esoterica è una lettura con un determinato metodo che ha la finalità di approfondire qualche cosa, andare in una lettura interiore di un simbolo. Così si può fare una lettura esoterica, che so, dei Vangeli. Quando Platone nasce il Vangelo non esisteva, quando Platone scrive il Vangelo non esisteva, però lui insegna un metodo che si può applicare su tutte quelle che sono le teoricamente scritture sacre, cioè scritture che hanno un simbolo, e un simbolo che vuole rappresentare qualcosa di profondo, quindi al di là di ciò che è realmente quello che sembrerebbe una semplice storiella. Per farvi un esempio, quando uscì il famoso film sul Codice da Vinci, ci fu una vasta discussione sull'argomento, e una sera da Bruno Vespa c'erano dei membri dell'Opus Dei che risposero ad una provocazione dicendo: un vero testo esoterico è il Vangelo. Ora, questa cosa che loro hanno detto fondamentalmente è una cosa vera. Cioè, i Vangeli, per come noi li conosciamo, i quattro Vangeli canonici, non sono altro che una raccolta di vari simboli che oramai è dimostrato esistevano in altri culti, in altre società precedenti a quella cristiana, dei simboli poi riportati, come se fosse stata fatta una selezione. Per dire, il simbolo del fanciullo che nasce dalla Vergine, che esiste a Roma antica, voi direte: come esiste a Roma antica? Beh sì, Romolo e Remo nascono da una Vergine, è il simbolo dell'anima pura che genera qualcosa. Però nel simbolo della Roma arcaica questo sistema teologico è ancora più complesso, perché l'anima pura può generare sia una cosa buona, il Romolo costruttore di città, sia una cosa negativa, il Remo distruttore di città. Allora, nella mitologia romana questo processo, che è considerato un processo religioso, noi potremmo dire iniziatico, comunque quello che era un processo sacerdotale, è rappresentato nella mitistoria romana, cioè si prendono dei fatti storici, si costruisce sopra un mito, e il mito ha la finalità di rappresentare qualche cosa, di significare qualcosa di profondo, che possa essere un percorso iniziatico, spirituale, sacerdotale, eccetera, eccetera. E così qualunque mitologia noi andiamo a leggere, se la leggiamo con l'ottica esoterica, comprendiamo il significato di questa. Se la leggiamo come si legge una storiella, è normale che non comprenderemo ciò che essa vuole trasmetterci. Fatto sta, comunque, torniamo un attimo sull'ermetismo. Prima di guardare che cos'è questo Kybalion, cerchiamo di capire che cos'è questo ermetismo. Si tratta di una filosofia che ha matrice nell'antico Egitto. Allora, il termine ermetismo deriva dal dio Hermes. Quando Alessandro Magno conquista l'Egitto e i Tolomei si insediano come sovrani dell'Egitto, quindi questa nuova dinastia di faraoni, vengono creati numerosissimi sincretismi. Con la creazione di questi sincretismi cosa succede? Nella loro apertura, le più antiche religioni non dicevano: tu Hermes lo chiami Thoth, sei nell'errore, ti perseguito. Questa è una cosa che nasce solamente dalla tarda antichità con i culti semiti. Nei culti più antichi invece si tendeva al sincretismo, cioè si cercava di capire se la cosa adorata da un altro popolo potesse associarsi a qualcosa che il nostro popolo già adorava.
E quindi quando i greci arrivano in Egitto cominciano a creare un vasto sincretismo tra le divinità egizie e quelle greche. Automaticamente nascono delle commistioni. L'ermetismo come filosofia antica altro non è che il risultato di una commistione del culto di Thoth col culto di Hermes. Allora, dove nasce questa commistione? Esiste un luogo fisico. Questo luogo è un gruppo di isole che si trova nel Nilo, tra cui le isole di File e di Dacca. Allora, vi ho messo in questa immagine, qui quest'isola di File, dove voi potete ben vedere, ci sta un famoso padiglione, vedete, il padiglione di Nectanebo I, e poi ci sta un tempio, che è quello di Arem Smufi, dei vari interventi di epoca romana, ma la cosa più interessante è qui al centro, una cosa che si chiama casa della nascita, o anche casa della vita, è un termine egiziano che è difficile da tradurre in lingua italiana, possiamo intendere il senso di questa parola. Allora, è nascita, vita, come appunto venire alla vita, quindi è un luogo dove si impara o comunque dove si viene alla vita, e le case della vita erano luoghi dove si conservavano papiri, si insegnava a scrivere, si insegnava la lettura e la scrittura e il valore magico del geroglifico. E le case della vita sono i luoghi più splendidi per un egittologo da scoprire, perché quando si scopre una casa della vita si possono scoprire un'infinità di testi, grazie al clima del deserto spesso tantissimi papiri si riescono a conservare e quindi vengono alla luce documenti sconosciuti, perché fortunatamente alla continua persecuzione che c'è stata nella tarda antichità del sapere, quindi ai continui incendi delle biblioteche, qualche casa della vita ne è fuggita e quindi ogni tanto scaviamo e scopriamo. Per esempio, è stato scoperto in Egitto che gli egiziani, quando andavano a curare un ammalato, usavano delle vere e proprie enciclopedie mediche con tanto di sistema diagnostico e successivamente sistema terapeutico, che poteva usarsi tramite erbe o medicamenti ricavati da minerali e altro, quindi un vero e proprio sistema scientifico, ma allo stesso tempo, quando questo male non lo si riusciva a curare fisicamente, si passava alla soluzione metafisica, ossia dei carmi magici per curare l'ammalato. Quindi l'ottica scientifica dell'uomo antico è diversa da quella dell'uomo moderno. Esiste la fisica, che è una dimensione scrutabile in un determinato modo, e la metafisica, per la quale invece bisogna utilizzare un altro metodo di indagine. Uno di questi metodi è l'esoterismo, o lo è anche l'ermetismo. Quindi, in queste due isole, c'erano degli insegnamenti sulla cultura egizia scientifica dell'epoca. Particolarmente importante era il tempio di Thoth a Psekis, Odacca. In questo tempio di Thoth, che fu potenziato in epoca alessandrina con la venuta dei Tolomei, nasce questo culto di Thoth come maestro della magia e delle scienze, che poi gli alessandrini chiameranno Hermes, diventerà l'Ermete Trismegisto e diventerà il fulcro della nascita del culto ermetico. Cioè l'ermetismo, per come lo conosciamo noi, per come lo andiamo a studiare noi, non è altro che una scienza di origine egizia, una scienza sacerdotale che si insegnava in questo complesso di templi presso File e Dacca e che poi diventa famoso per questo Ermete Trismegisto. È sotto la cultura alessandrina che creerà una rete di scambi culturali in tutto l'impero di Alessandro Magno, queste dottrine dal sud dell'Egitto arriveranno fino alla Grecia, fino alla Persia, faranno un po' il giro del mondo di allora. Facendo questo giro vengono un po' poi ad avere commistioni con tutte le altre forme culturali dell'epoca. Come fanno a girare però? Esistono dei testi
questi testi, degli insegnamenti che si danno in questo tempio, che sono i testi attribuiti ad Emme Trismegisto. Va bene? Quindi la cosa fondamentale è capire che cos'è l'ermetismo. Allora, andando con la ricerca filologica e scientifica, arriviamo a capire che nasce in questi templi. Sono stati rinvenuti in questi luoghi che vi ho menzionato parecchi piloni con dediche di visitatori che venivano dall'Egitto e scrivevano, per esempio, sono stato nel tempio di Emme Trismegisto, o altri che venivano e facevano dei voti. Quindi è anche dal mondo romano, Dacca, sotto l'impero romano, continua ad avere una frequenza di persone che credono in Emme Trismegisto e continuano a venire qui e lasciare lapidi, incisioni in suo onore. Quindi un culto fondamentale, o comunque che ha un vasto accesso culturale all'interno dell'impero alessandrino prima e romano poi, e che viene conosciuto abbastanza in giro, tanto da attirare gente dai vari angoli dell'impero. Per cui il dato archeologico ci ha dato conferma del fatto che è esistito questo culto e che c'è stata questa, diciamo, ricerca dell'Hermes. La metodologia ermetica o esoterica, quindi, è un metodo che va alla ricerca dell'approfondimento. I testi ermetici conosciuti sono i 17 scritti fondamentali che fanno parte del cosiddetto corpus hermeticum, dei quali alcuni testi sono stati rinvenuti in degli scavi a Nag Hammadi e sono noti come codici di Nag Hammadi, e insieme ad alcuni testi gnostici si sono rinvenuti anche i testi di Emme Trismegisto, come per esempio l'Omdoa delle Neve. Questo significa che l'ermetismo sotto lo gnosticismo ha avuto una vasta diffusione, però poi lo gnosticismo, siccome conciliava il cristianesimo con la dottrina pagana, venne perseguitato. Durante queste persecuzioni i monaci di Nag Hammadi nascosero i loro testi nella sabbia. Fortunatamente gli archeologi li hanno ritrovati e quindi c'è la possibilità di dire questi testi che noi conosciamo, che sono tramandati a livello letterario dal Medioevo al Rinascimento fino ad oggi, sono testi che hanno un'origine antica. Quindi c'è una comprovazione. Un trattato molto interessante è quello di dal titolo Asclepius. È un trattato che parla di come dar vita a delle pietre, a delle statue, e quindi creare delle entità terapeutiche in una sorta di feticci, dar vita a degli oggetti affinché siano terapeutici. Un po' potremmo dire che è la logica dell'andare tutti quanti in un luogo a pregare un qualche cosa affinché questo qualche cosa ci curi. Allora vedete, c'è la gente che va a Fatima, sarà un discorso mentale, sarà quello che volete, e alcuni tornano a casa dicendo di essere guariti da mani curabili, bla bla bla. Lo stesso fenomeno era vivo anche nell'impero romano. L'isola Tiberina è stracolma di ex voto, di persone che sono state guarite e miracolate. Che poi il fatto sia vero o meno a noi non interessa, a noi interessa conoscere il fenomeno culturale, cioè in cosa credevano gli uomini antichi e cosa si è trasmesso del credo antico nel credo moderno e dove hanno origini queste dottrine. Quindi sicuramente questo Asclepius poteva essere un testo che spiegava il perché alcuni luoghi erano terapeutici, o magari dava il sistema per far sì che un luogo, un oggetto, divenisse terapeutico. Ora, quando noi prendiamo la lettura del Buddha, vediamo che a un certo punto dice una cosa interessante, ossia se tantissime persone pregheranno un cespuglio, alla fine questo cespuglio farà il miracolo. Allora, se questa logica esistesse, che è una logica espressa nelle dottrine ermetiche, ciò spiegherebbe perché tante persone in India vanno insomma a pregare vari idoli, come fanno i cristiani di oggi che pregano tantissimi idoli, statue di Madonna, di santi, e poi dicono di essere curati. Allora questa idolatria in realtà è un fenomeno mentale della collettività che può dare un risultato.
Nell'ermetismo ciò non è visto come un'eresia, dire quella statua non ha fatto il miracolo, ma è stata la collettività con la sua mentalità. Nell'ermetismo è scienza analizzare perché possa esistere un fatto straordinario e se c'è una causa che crea l'effetto, quale possa essere. E quindi dalla fisica si passa allo studio, alla ricerca della metafisica. La metafisica può essere una scienza con tanto di cose che poi vengono a smentirsi oppure a riconfermarsi. Questo è il principio platonico e poi approfondito nello specifico da Aristotele, quando dopo i libri della fisica comincia a scrivere quelli della metafisica. Allora, guardiamo un attimo questi famosi sette principi del Kybalion. Ma che cos'è il Kybalion? Il Kybalion è un testo che per la prima volta appare nel 1908, fissiamo questa data. Allora, ci stanno varie interpretazioni su chi possa essere l'autore di questo testo. Molti pensano che sia il famoso Atkinson, che era anche il proprietario della casa editrice che pubblicò questo libro. All'interno di questo libro ci sono varie dottrine che vengono espresse come dottrine direttamente di Hermete Trismegisto. Però analizzandole vediamo che queste parole attribuite ad Hermete in molte cose un po' non sono puramente fedeli. Per esempio, a un certo punto, parlando del ritmo, all'interno di questo Kybalion Hermete Trismegisto parla del pendolo, della legge del pendolo, però la legge del pendolo sappiamo tutti che è una legge che definisce Galileo Galilei. Per carità, può essere che gli egiziani la conoscessero. Ci vorrebbe certamente uno studio approfondito in senso filologico che trovi cosa possa avere una reale tradizione ermetica in questo Kybalion e cosa magari potrebbe essere stato aggiunto dall'autore affinché venisse inteso meglio dai suoi lettori. Al di là comunque di questa eventuale ricerca filologica per capirne a fondo la paternità, questo testo riporta elementi della dottrina ermetica classica. Parla a un certo punto di mentalismo, ecco, mentalismo, io ho preferito parlare del principio della mente, perché difficilmente si ritrova in testi antichi questa parola, mentalismo, che è tradotta dall'inglese come mentalismo. Evidentemente o chi per lui, quando scrisse questo testo, per farsi intendere usò questo termine. Ma in realtà i greci parlano di nous, intesa come mente, che i romani chiamano mens. Nell'ottica romana la divinità non è una cosa in sé, un individuo, un Giove che vive nei cieli, eccetera. Nell'ottica romana la divinità è una forza, tanto che quando nel 270 a.C. da Taranto vengono importate a Roma le statue degli dei, il Senato si ribella, dice come? La divinità è una proiezione mentale dell'individuo, perché dobbiamo immettere delle immagini di dei? Però Grecia capta ferunt e vengono portate queste immagini di divinità a Roma. Fino al III secolo a.C., fino agli inizi del III secolo a.C., a Roma non si usava venerare le divinità per immagini, perché la logica magari era quella stessa che avevano nell'Egitto e quindi poi gli ermetisti, ossia che un oggetto diventa una sorta di feticcio che assume un suo potere, ma la divinità deve essere una forza assoluta che vive nel cosmo. Quando noi parliamo di mente, parliamo del nous, parliamo di qualcosa che è in tutti gli uomini, ma può essere anche al di fuori dell'universo. Quindi questo nous diventa mens per i romani, sarebbe un meus sens, spiega Quinto Fabio Massimo. Cioè il mio ente e la mia capacità di ragionare. Però c'è una distinzione a Roma antica tra la ratio e la mens. La ratio è qualcosa che è legata al cervello, quindi il troppo macchinare, il troppo pensare, mentre la mens è più legata all'intuito. E allora vediamo che Mercurio diventa il dio dell'intuito, il Mercurio per Pitagora è
l'elemento intelligenza nell'essere umano, l'intelligenza che per gli ermetisti è qualcosa che sta nell'anima. Allora il principio ermetico, espresso nel corpus ermetico, è che il corpo fisico al suo interno ha l'anima, l'anima al suo interno ha il nous, la mente, e il nous al suo interno ha il logos, che è il fuoco interiore, lo spirito, ciò che poi ci porta a ragionare. E Platone come usa smuovere il logos di un individuo? Col dialogo. La parola persona a persona, per far smuovere, vibrare questo caldo logos, questo caldo fuoco, affinché si manifesti. Non voglio essere troppo lungo, quindi cerco di accelerare. Quindi i principi trattati sono la corrispondenza, le vibrazioni, polarità, ritmo, causa, effetto e genere, ossia la corrispondenza anche di più cose che corrispondono tra di loro, la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, il fatto che tutto vibra, magari noi non ce ne accorgiamo, già questo concetto sta nel greco di natura. Quando Luca Arezio scrive il suo libro, già avanza l'idea degli atomi, solo che pensa che l'atomo va su e giù, quindi è un piccolo essere, più piccolo dell'atomo non c'è niente, invece la scienza contemporanea scoprirà l'atomo composto da tutta questa serie di neutroni, elettroni, eccetera, eccetera. Invece loro pensavano un atomo che si muove su e giù, vibra costantemente e crea l'illusione dell'immagine. Quindi l'idea di vivere in un mondo di illusioni. Presente questa cosa anche nella dottrina pitagorica, che dice il primo piano, la prima sfera attorno alla Terra è la Luna. Noi viviamo della luce riflessa della Luna e in realtà viviamo un mondo riflesso. Questo diceva la dottrina pitagorica. Ed è certamente una cosa interessante se pensiamo che effettivamente la nostra vista in realtà è una vista riflessa, come quando prendiamo pure il telescopio per guardare le stelle, in realtà guardiamo un'immagine riflessa. La polarità degli opposti è un concetto presente nell'Egitto, le famose dicotomie bene-male, attivo-passivo, buono-cattivo, sono... Il numero nel mondo antico, oltre alla quantità, indica una qualità. Il 2 indica sempre la dicotomia, la polarità, il passivo. Generalmente nella dimensione ermetica andava ad indicare la femminilità, perché ci si era resi conto che la Luna avesse due fasi principali, la crescente e la calante, la fase della Luna piena, la massima luce, e la fase della Luna nera, e quindi si pensava che la donna, avendo un ciclo simile a quello lunare, con tanto di fertilità ed estro, fosse paragonabile alla Luna, e quindi in tutti i volti antichi la donna è considerata come la Luna. E i pitagorici davano parecchio valore alla donna, perché vedevano in lei un essere, un'anima, capace di rigenerarsi tramite l'estro, e quindi ogni volta di rinascere come faceva la Luna, che rinasceva con questa sua luce. Infatti la scuola pitagorica aveva una sezione che era la scuola femminile pitagorica, che è godente di grande notorietà nel mondo antico, e quando noi troviamo un'Ipazia ad insegnare ad Alessandria, la cosa non sconvolgeva, perché lei insegnava matematica, quindi per i neoplatonici dell'epoca, che per lo più erano anche neopitagorici nella loro dottrina, accettare delle donne insegnanti era una cosa normale. Purtroppo non lo era, perché pensava che esse fossero streghe. E quindi l'effetto genere. L'effetto genere, cioè, secondo l'ermetismo, tutto è maschio e femmina. Però questa dottrina di maschio e femmina, nella tradizione greco-romana, ha una matrice che viene ancora prima. Ossia, scusate, io mi alzo un attimo, perché quando parlo non riesco a stare seduto, se non poi mi rallento. Ossia, l'uno era il numero del parimpari, quindi era maschio e femmina contemporaneamente, rappresentava l'androgeno, e si considerava che l'uno, loro per scrivere uno facevano un puntino nel VI secolo avanti Cristo, non avevano la scrittura arabica, quindi l'uno fosse quel punto che dava inizio al cosmo, il punto che poi viene chiamato caos sempre dagli antichi, e questo punto che
dà il via poi all'ordine dell'universo, e dall'uno poi nascere il due, cioè dal caos poi nascono Urano, il cielo stellato, e Rea. Quindi il primo principio maschio-femmina, il due, nasce dall'uno, quindi prima del genere esiste l'androgenato. E lo scopo della dottrina ermetica fondamentalmente è quello di raggiungere l'unità, perché nell'unità c'è il segreto del tutto, cioè il lus è uno, la mens è una, il Dio è uno. E la coincidenza della dottrina ermetica con la dottrina pitagorica della valenza dell'uno sta proprio nel fatto che sia l'ermetismo viene dall'Egitto nella sua profondità di studio, sia Pitagora fu formato in Egitto. Quindi certamente la terra di Egitto ha dato un forte impulso culturale all'arrivo dell'idea dell'unità. L'idea di unità divina non è in Europa un'innovazione che arriva dall'Oriente cristiano o ancora prima da quello dell'Israele ebraico, ma è un'idea che già per esempio hanno gli orfici. E gli orfici scappano dalla Grecia, l'orfismo in Magna Grecia, in Calabria per lo più, trova radici, e quindi si sviluppa con questa idea che tutto è uno, Zeus è uno solo, e tutte le divinità sono manifestazione di Zeus, cioè questo dio dei quattro nomi. Pitagora poi dirà Zeus ha quattro nomi perché è la tetrade, il gruppo del quattro, che manifesta la legge. Questa stessa idea poi la troveremo pure nella Kabbala, che dirà il nome di Dio è di quattro lettere, Yahweh. Notate anche che Zeus è pure di quattro lettere, quindi c'era una matrice certamente più antica che insegnava il valore della tetrade. Per comprendere un po' a fondo, mi abbasso se non vedete, qual è la conclusione sulla dottrina ermetica, io suggerirei sempre di andare a guardare Pico della, della Mirandola. Finalmente sono state tradotte in italiano parte delle sue opere, e lui, ecco, in 10 tesi, cioè in questi brevi 10 punti, va a riassumere così la dottrina ermetica. Dice: dovunque la vita ivi è l'anima, dovunque l'anima ivi è la mens, intesa come nous, quindi nel corpo fisico vivo c'è un'anima, nell'anima c'è una mente. Ogni movimento è corporeo, ogni movente è incorporeo, quindi ciò che noi vediamo che si muove è materia, ma ciò che muove la materia è invisibile. Quindi, come per dire, una persona si muove, noi non vediamo l'anima che sta dentro e che muove quel corpo. Uno dice: no, ma l'anima esiste o non esiste? Beh, il concetto è semplice, cioè il fatto che il corpo a un certo punto con la morte diventa inanimato, e quindi il concetto di anima strettamente si lega al fatto di qualcosa che anima il corpo, che lo rende mobile. A un certo punto questa cosa si può spegnere. Nelle dottrine orfico-pitagoriche questa cosa trasmigrava. Quindi c'era l'idea che esistessero diversi piani celesti, in base alle costellazioni le anime andavano per la loro qualità in quelle costellazioni, e il cosmo era un qualcosa di vivo. Per esempio, noi diciamo sì, su Marte non c'è vita, è un pianeta morto. Gli antichi pure avevano l'idea di Marte come un pianeta rotondo rosso che girava attorno alla Terra, secondo Aristarco di Samo girava intorno al Sole, e però pensavano che fosse abitato dalle anime che poi si incarnano in questa terra, e sono anime marziane, quindi le anime iraconde che si arrabbiano e via dicendo sarebbero quelle che provengono da questa dimensione. Quindi l'idea di qualcosa di vivo che nell'universo e viene in questa terra che era considerato elemento Saturnio, però l'elemento Saturnio, che allo stesso tempo era morte, coincideva anche col settimo cielo, che era il cielo di Saturno, e per cui c'era una dicotomia indissolubile dove ciò che era morte era anche vita sublime, la vita più alta, quella del settimo cielo. E in effetti la morte stessa era vista come una nascita di una nuova vita. Tornando sulle tesi di Pico, interessante vedere che lui, rileggendo il corpus ermeticum, arriva alla conclusione che Dio avvolge tutto ed è attraverso tutto: la mente attorno l'anima, l'anima attorno l'aria, l'aria attorno la materia, quindi il tutto è vivo.
dottrina presente anche in Pitagora con la definizione eto pan, l'uno, l'assoluto, mente, il nous, è nel tutto, quindi anche l'oggetto ha una sua vita. Niente nel mondo è privo di vita, dice Pico. Niente nell'universo è passibile di morte o corruzione, e del resto abbiamo la famosa legge: nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si rigenera. Il Dio propone il futuro agli uomini tramite sei vie, e questa è una dottrina ermetica: i sogni, gli eventi portentosi, gli uccelli, l'interiore, le ispirazioni e la sibilla. Però a questo elemento ermetico, Pico della Mirandola aggiunge alcuni elementi della dottrina prettamente romana, ossia che il futuro si può conoscere osservando il pan, quindi il pan è un tutto vivo che comunica di continuo di ciò che può avvenire, e possono esistere dei metodi per leggere il pan. Le arti della ruspicina, dell'augurato a Roma erano alcuni di questi metodi. Il vero è ciò che non è perturbato, non è illimitato, non è colorato, non è figurato, non è irrequieto, è nudo, perspicuo, comprensibile per se stesso, bene immutabile e del tutto incorporeo. Qui cominciamo ad entrare in un campo di pensiero metafisico, cosa sia il vero, cosa non sia il vero. E c'è anche un forte influsso del cristianesimo rinascimentale, o pre-rinascimentale anzi, poiché Dio Cristo si presenta come veritas agli uomini, e quindi nella sua definizione Pico della Mirandola sta cercando di dare una svolta innovativa al cristianesimo, un po' vorrebbe ritornare alla visione gnostica riabbracciando il neoplatonismo. E poi le ultime due definizioni, dove dice che ognuno ha in sé le entità punitrici, quali che siano, come si sviluppano, che sono un po' legate ad elementi prettamente filosofici del corpus ermeticum, che si legano a ciò che l'uomo può sviluppare, ossia che secondo la dottrina ermetica l'uomo si può sviluppare in positivo o in negativo. Quindi anche lui ha questo due in sé. Platone lo spiega con agatodaimon e capodaimon, cioè ognuno di noi ha un daimon. In italiano traduciamo erroneamente demone, la traduzione errata corretta sarebbe quella latina genius, cioè un'entità, come per dire l'angelo cristiano, no? Che presiede su di lui la parte divina sua, e si può sviluppare in positivo diventando agatodaimon o in negativo diventando cacodaimon. Però non è così semplice, ossia si pensava che questo sviluppo fosse legato all'origine dell'anima. In base al quadrante di provenienza astrologico dell'anima ci poteva essere lo sviluppo in un senso o nell'altro. E allora chi aveva per esempio un concepimento sotto la stella Venere poteva essere un soggetto venereo. Allora capite bene perché la divinità nella mitologia è molto umana, perché in realtà, ecco la lettura esoterica platonica che cos'è, ciò che rappresenta la divinità è ciò che può incarnare l'uomo come carattere. Un individuo concepito sotto la stella Venere, se sviluppa l'agatodaimon venereo, sviluppa i caratteri positivi di Venere; se sviluppa il cacodaimon venereo, sviluppa i caratteri negativi di Venere. Così chi è concepito sotto Giove, per esempio, o sotto la Luna, sotto la cosiddetta Giunone, no? Giunone come è rappresentata? Gelosa, ostile e via dicendo. Allora l'idea dell'antico romano e dell'antico greco era questa, che quando l'uomo era concepito sotto l'influsso preponderante della luna, se si sviluppava positivamente, incarnava in sé il valore positivo di Giunone, cioè la persona fedele, vicina, eccetera; se si sviluppava negativamente in senso spirituale, sviluppava il carattere ostinato, geloso, vendicativo della Giunone. Quindi questo è il concetto del perché il mito rappresenta delle divinità molto umane, perché in realtà quella sarebbe la descrizione di come gli uomini possono incarnare queste divinità. Infatti il concetto tipico della tradizione greco-romana è quello che l'uomo si può divinizzare, e quindi la famosa ascesa all'Olimpo. Nell'ermetismo questa ascesa all'Olimpo è viva, è particolarmente interessante in merito a ciò, come testo di Ermete, è proprio la Tavola di Smeraldo,
che fu rinvenuta come in forma di papiro, ovviamente nel 1250, la tradizione voleva che fosse una tavola di smeraldo incisa personalmente da Ermete Trismegisto, che portasse in sé il mistero della vita e del cosmo. Cosa dice questa tavola? Leggiamola insieme. Il vero senza menzogna. È certo e verissimo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare i miracoli di una cosa sola. Quindi la famosa dicotomia, il Saturno materia greve, ma anche il Saturno come settimo cielo, l'individuo che può incarnare l'elemento più basso di sé, ma volendo anche quello più alto. Quindi gli opposti sono nell'uno, perché il due deriva dall'uno. E poiché tutte le cose sono e provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica, mediante adattamento. Il sole è suo padre, la luna è sua madre, il vento l'ha portata nel suo grembo, la terra è la sua nutrice. Qui abbiamo un po' un concetto che pure è orfico, no? Quello lì dell'essere umano come figlio del cielo stellato, della terra, eccetera, eccetera. Qui l'essere umano come figlio del sole e della luna, quindi l'elemento spirito solare che è in sé, l'elemento anima che è in lui. Il vento sarebbe l'aria, quindi l'elemento dell'intelligenza, l'elemento del lus, della mente. La terra è la sua nutrice, cioè il corpo fisico. I corpi sottili stanno all'interno del corpo fisico. Nel corpo fisico ci sono anima, intelligenza e spirito. Il padre di tutto, il fine di tutto il mondo è qui. La sua forza o potenza è in terra, se essa è convertita in terra. Separerai la terra dal fuoco, quindi qui dice quella che poi diventa la famosa operazione alchemica, cioè di separare lo spirito, la propria spiritualità, dalla materialità, il sottile dallo spesso dolcemente, con grande industria. Sale dalla terra al cielo e nuovamente discendendo in terra riceve la forza delle cose superiori e inferiori. Con questo mezzo avrai la gloria di tutto il mondo e per mezzo di ciò l'oscurità fuggirà da te. Quindi lui suggerisce all'interno di queste parole una pratica, che è una pratica alchemica a tutti gli effetti, che sarebbe quella di far sì che l'uomo diventi luminoso, cioè incarni in sé la katodaimon. È la forza forte di ogni cosa, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così è stato creato il mondo. Da ciò saranno e deriveranno meravigliosi adattamenti, il cui metodo è qui. E perciò che sono stato chiamato Ermete Trismegisto, avendo le tre parti della filosofia di tutto il mondo. Ciò che ho detto dell'operazione del sole è compiuto e terminato. L'operazione del sole la ritroveremo in alchimia quando si parlerà della famosa operazione della trasmutazione di un piombo in oro. Un piccolo accenno quindi a questa dimensione dei vari pianeti. Consideriamo che per l'uomo antico la Terra era rotonda, non era piatta. Pitagora pensa che la Terra ruota attorno a un fuoco invisibile. Aristarco di Samo dirà: al centro di questo fuoco invece c'è il Sole. E quando noi leggiamo ciò che è in basso e ciò che è in alto, praticamente la Terra corrisponde anche all'ultimo cielo. Quindi... Ma guardiamo un attimo l'idea della nascita di questo cosmo, ossia l'idea che c'è un elemento, il caos, dal quale poi nasce la materia, e quindi vengono Saturno, inteso come materia e tempo, perché nell'ottica antica non può esistere tempo senza materia, e il tempo diventa il fluire della materia, il caos, Saturno primordiale, esplode e dà origine all'universo, diciamo noi oggi. Beh, gli antichi dicevano che dal caos, materia in forme, a un certo punto avviene qualcosa, questo caos si scalda, si disgrega la materia e si va ad ordinare, formandosi quattro elementi che sono terra, acqua e fuoco, che nel microcosmo diventano corpo fisico la terra, l'acqua diventa l'anima, l'aria diventa l'intelligenza o nous o mente, il fuoco diventa lo spirito, il logos. E Pitagora dirà: quando si parla di cose divine, quando si parla di spiritualità, bisogna sempre accendere una candela. E nei vari simboli religiosi poi troviamo, per esempio, a partire dalla stella di Dante, che in realtà è un simbolo che troviamo già secoli prima degli ebrei, lo troviamo in Egitto,
cominciamo a vedere questo incastrarsi degli elementi, quindi i vari triangoli, il superiore che si incastra con l'inferiore, il fuoco con la terra, l'acqua, l'aria, lo spirito, tutto quanto, e il tutto che si riconduce alla dottrina dell'uomo. E la famosa quadratura del cerchio della dottrina pitagorica sarebbe l'ordinare i quattro corpi caotici. E guardiamo che effettivamente la dottrina del Big Bang un po' si richiama ai tentativi scientifici degli uomini antichi. Ma la cosa bellissima è vedere che nella tradizione religiosa, per esempio, dei romani, il concetto scientifico di oggi si sposerebbe benissimo, perché loro dicevano, esiste Giano, che prima è il cerchio caotico, poi come pongo l'ordine? Devo avere un punto di misura, quindi mettendo il punto al centro del cerchio posso misurare il cerchio, ho l'equanimità, le distanze e via dicendo, poi dal cerchio, tramite il famoso teorema di Pitagora, traccio la linea della diagonale, arrivo poi a trovare il quadrato e quindi applico la quadratura del cerchio, quadrando il cerchio, dal caos arrivo all'ordine. E già non chi è? E sia caos sia ordine. In Ovidio dice me caos antiquivocabat, gli antichi mi chiamavano caos. Però è anche l'attimo, l'eupago, quando c'è quel calore fortissimo, che dal caos si arriva all'ordine, alla nascita del cosmo. Quindi questa azione ordinatrice che è il punto, che è visto anche come l'amore. Bellissima la visione della dottrina laziale, anzi latina, antica, dove praticamente a chi si fa risalire l'origine di tutto? Cioè, cosa c'è? Perché c'era questo caos? Allora dicono gli ermetisti, c'era il nous, no? Dicono i latini antichi, è la fortuna primigenia che genera il tutto, genera Giove e Giunone, quindi maschio e femmina, no? Si ritorna al punto del due che nasce dall'uno, la fortuna primigenia androgina, il maschio e femmina, e fortuna è intesa come sorte e fato, un elemento attivo e uno passivo, dove pensavano che la sorte è ciò che ci capita nella vita, quindi la recepiamo, è il nostro elemento passivo di fortuna. Il fato deriva dalle scelte che noi facciamo, e quindi una scelta fatale, decidiamo se andare a destra o a sinistra di fronte ad un bivio, quindi ciò che accadrà sarà relativo alla nostra scelta. Questo percorso cosmogonico di passaggio dal caos all'ordine è presente pure a Roma, in quella che era la Via Sacra, dove vedete qui c'è il famoso Colosseo, un tempo qui c'era il Lacus, che poi sotto Nerone si chiamerà Lacus Neronis, no? Allora, dalle acque caotiche, un po' come nell'idea egiziana, che dalle acque caotiche viene questa prima collina, la Nute, eccetera, eccetera, dalle acque caotiche poi mano a mano si passava all'ordine, si entrava nel Pomerio, vedete qui. La Roma quadrata è ricostruibile perché noi sappiamo benissimo che la spina del Circo Massimo è linea pomeriale. Allora tracciamo un'altra linea di qua, andiamo di qua, chiudiamo e qui abbiamo il Pomerio. All'infuori del Pomerio, appena appena, del primo Pomerio, quello romulio, ci sta questa zona caotica, c'è un lago. Dal caos, man mano si fa il processo della Via Sacra per arrivare poi al Campidoglio, al Giove, il figlio della fortuna primigenia. E nel Campidoglio c'era la triade, Giove, Giunone, Minerva, quindi come se Giove fosse lo spirito, Minerva, l'intelligenza, la mente, il nous, che nasce dalla testa di Giove, e Giunone, l'anima, che segue i cicli della luna. Quindi la dottrina pitagorica della quadratura del cerchio, ecco, poi mi risale alla tetra che vi ho dicendo, ma non voglio dilungarmi, non è altro che la quadratura dell'uomo intesa come ordinamento dell'elemento caotico in lui, che deve portare a rivivere quello che è stato l'attimo della nascita del cosmo, e noi siamo microcosmo, cioè riflesso di un cosmo grezzo che però deve ordinare. E quindi noi stessi, dal caos, dobbiamo passare all'ordine, secondo quanto dicono queste dottrine antichissime, cioè quello che dice il pitagorismo, la dottrina ermetica, la dottrina platonica, eccetera, eccetera. Quindi penso di essere stato un poco chiaro su che cosa dicesse la dottrina antica e su quale fosse il reale pensiero degli uomini antichi. Grazie.
Allora, un cordiale saluto a tutti e onore e riverenza a voi come vivo in Oriente per la vostra presenza. Allora, prima di iniziare io sui temi che mi sono stati proposti, vorrei proporvi quello che ha da dire la